saluto da Gerardo Paterna e bentrovato a questo nuovo appuntamento video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di crowdfunding immobiliare e lo facciamo in compagnia di Nicolò Pravettoni, Country Manager di Crowd Estate. Ciao Nicolò, bentrovato. Ciao Gerardo, grazie mille per l'invito, un piacere essere qui con te. Bene, allora partiamo subito con le domande. Ci racconti in 2 minuti cosa fate e dove lo fate? Certo. Crowd Estate è una società che si occupa appunto di crowdfunding immobiliare e nasce nel 2014. Ad oggi opera in tutta Europa, abbiamo iniziato l'attività in Italia nel 2018, quindi l'anno scorso. Crowd Estate si occupa di dare la possibilità a società e imprenditori immobiliari di raccogliere fondi tramite una serie di investitori, una community di investitori diffusa proveniente da tutto il mondo. E allo stesso tempo diamo quindi a questi investitori, che sono sia persone fisiche che società, la possibilità di investire nel settore immobiliare anche con quote di ingresso minime molto basse su un alto numero di operazioni immobiliari. Ecco, in Italia dov'è che avete attualmente operazioni in corso? In Italia abbiamo iniziato l'attività nel 2018, quindi l'anno scorso, e ad oggi abbiamo finanziato 10 opportunità di investimento, per lo più localizzate sul mercato di Milano, proprio perché il mercato di Milano ad oggi dà degli ottimi risultati, delle ottime garanzie, e quindi ad oggi abbiamo 10 operazioni, di cui una già conclusa con successo, sul mercato di Milano. Ecco, escludete la possibilità di andare in altre zone d'Italia? No, anzi, siamo molto attivi al momento, stiamo valutando diverse operazioni anche su altri mercati, dal nord al sud Italia, quindi da quel punto di vista siamo sicuramente predisposti all'investimento anche fuori dalla città di Milano. Esatto, ecco. Da quel punto di vista siamo sicuramente predisposti a allargare il nostro bacino di offerta anche su altri mercati. Benissimo. C'è un tema che richiama sempre un po' non polemica ma discussione, no? Lending contro equity. Più opportunità equivale a più rischio nel caso del lending, quindi? Guarda, dal nostro punto di vista noi sin dall'inizio ci siamo focalizzati sul lending, crowdfunding, quindi sul prestito. Questo perché secondo noi ha diversi vantaggi rispetto all'equity crowdfunding. Sicuramente ha un vantaggio legato alla flessibilità di questo tipo di strumento, perché sia per l'investitore effettuare un prestito diventa molto più facile, molto più veloce rispetto a acquisire delle quote, comprare delle quote di una società, e dall'altra parte anche il ripagamento del prestito può avvenire in più tranche durante l'operazione, un po' come avviene per un mutuo, e quindi avviene in maniera molto più facile, molto più agile rispetto a il ricomprare delle quote di una società o rivendere, liquidare una società, che è sicuramente un'operazione un po' più complessa. E dall'altra parte il lending, quindi il prestito, proprio per definizione rispetto all'equity, è uno strumento più sicuro, perché il prestito viene ripagato prima rispetto all'equity, quindi al capitale di rischio, e poi perché il prestito porta con sé una serie di garanzie. Per i nostri progetti noi richiediamo sempre agli sponsor delle garanzie da fornire ai nostri investitori, delle garanzie reali, che vanno da garanzie ipotecarie, quindi una garanzia reale sull'immobile acquisito, fino a delle garanzie legate più alla società che acquisisce l'immobile, che possono essere ad esempio un pegno sulle quote societarie, piuttosto che per alcune operazioni abbiamo anche un mix di queste garanzie. Inoltre abbiamo anche delle garanzie personali, date solitamente dall'imprenditore che prende a prestito dai nostri investitori, proprio perché ci mette anche la faccia personalmente e garantisce con il proprio patrimonio. Ok, quali sono i vantaggi per chi cerca fondi da un lato e per chi invece decide di investire in piattaforma? Allora, per chi cerca fondi i vantaggi sono fondamentalmente quello della flessibilità, perché la nostra piattaforma è molto veloce sia nella valutazione che nella raccolta dei fondi e cerca di essere flessibile e di adattarsi alle necessità dello sviluppatore. Dall'altra parte siamo un partner di lungo periodo, proprio perché abbiamo un alto numero di investitori che può garantire un flusso di capitali continuo, e questo permette alle società che lavorano con noi di crescere il livello di dimensione e di avere anche una crescita appunto nel lungo periodo. Per quanto riguarda gli investitori c'è sicuramente un vantaggio legato alla diversificazione, quindi alla riduzione del rischio, proprio perché potendo investire per ogni operazione, per ogni progetto, a partire da soli 100 euro, si possono creare portafogli con tanti investimenti all'interno, quindi molto diversificati.
Dall'altra parte noi proponiamo sempre delle operazioni che sono altamente selezionate, altamente valutate, quindi togliendo l'onere all'investitore di fare una ricerca che tante volte può portare via anche giorni, se non mesi di lavoro. Ok, c'è un aspetto che volevo trattare che riguarda proprio il rendere liquido il proprio investimento. Sì. Voi avete realizzato il mercato secondario, ovvero la possibilità che date a chi investe di poter uscire dall'investimento anche prima del termine dello stesso. Esatto. Come funziona? Esatto, abbiamo lanciato il mercato secondario proprio circa due anni fa, e questo dà la possibilità ad ogni investitore in qualsiasi momento, in maniera totalmente gratuita, di mettere in vendita il proprio investimento e metterlo a disposizione di altri investitori. Questo fa sì appunto che ogni investitore possa uscire anticipatamente da un investimento rispetto a quello che era il termine, diciamo, definito inizialmente, e può decidere di farlo se vendendo con uno sconto piuttosto che con un plusvalore. Ok, chiarissimo anche qui. Qual è il consiglio che daresti ad un investitore che si accinge ad investire per la prima volta con la modalità crowdfunding? A un investitore che si avvicina per la prima volta consiglierei sicuramente di leggere, guardare attentamente tutta la documentazione che noi forniamo per qualsiasi progetto di investimento, in modo tale da scegliere quei progetti che sono più in linea con le proprie preferenze, in termini quindi di durata, di rischio, di tipologia, e allo stesso tempo anche che siano più in linea con la propria propensione al rischio. Questo è possibile farlo proprio perché ci sono numerosissime opportunità di investimento che vengono lanciate ogni settimana, in media sono 2 opportunità alla settimana, e quindi questo fa sì che si possa anche diversificare decidendo appunto di spalmare i propri investimenti su più opportunità in modo da limitare il rischio. Ok, restiamo nell'ambito delle opportunità e parliamo alla community di agenti immobiliari che ci segue. Ci sono possibilità di collaborazione quindi tra gli agenti immobiliari e Crowd Estate? Sì, assolutamente, abbiamo già diverse collaborazioni in essere con alcune agenzie e agenti immobiliari, sicuramente possiamo lavorare con loro come clienti delle agenzie, quindi possiamo acquisire delle proprietà che poi sviluppiamo in partnership ovviamente con gli sponsor, con le società con cui già lavoriamo, finanziandoli tramite la nostra community di investitori. E possiamo in questo caso anche garantire all'agenzia o all'agente immobiliare un'esclusiva poi sulla futura rivendita di questi immobili. Dall'altra parte possiamo anche lavorare con loro come partner per proporci ai loro clienti che magari hanno identificato un'opportunità di investimento ma a cui serve un canale aggiuntivo di liquidità per poter acquisire appunto questo immobile, e quindi possiamo proporci come partner per finanziare parte di quella operazione. Ecco, c'è un limite sulla singola operazione oltre il quale non potete andare in termini di investimento? In termini di investimento di grandezza della raccolta, sì. Ad oggi c'è un limite che è di 5 milioni di euro per la singola raccolta. Ad oggi le operazioni che abbiamo lanciato ancora non sono, diciamo, vicine a questo limite, anche se comunque sono operazioni consistenti anche di diversi milioni di euro. Ecco, ma in che percentuale arrivate fatto 100 l'investimento? Fatto 100 l'investimento, noi cerchiamo sempre di, anzi è proprio quello che facciamo, per ogni opportunità di investimento lo sviluppatore, lo sponsor deve avere una quota consistente propria di capitale di rischio investito, che solitamente non è mai inferiore al 50%. Okay. Quindi questo per garantire i nostri investitori. Non deve essere chiari perché non si aspettino un finanziamento al 100% assolutamente dell'operazione. Assolutamente no, perché questo garantisce ai nostri investitori che lo sponsor, quindi la società che si occupa di portare avanti l'investimento, ha una propria quota di capitale di rischio e quindi sicuramente farà di tutto perché quell'investimento vada a buon fine. Bene. Come si entra in contatto con Crowd Estate? Si entra in contatto con Crowd Estate, ci sono diversi canali per entrare in contatto con noi, abbiamo un ufficio a Milano, qui in centro, in zona Garibaldi, quindi abbiamo sicuramente anche un numero di telefono a cui possiamo essere contattati, abbiamo vari indirizzi mail. Sito web? Abbiamo un sito web, recitiamolo così arriva in sovraimpressione. www.crowdestate.eu. Benissimo. A cui si possono trovare anche tutti i nostri contatti. Perfetto. Nicolò, grazie mille per il tuo tempo e ti aspetto nella seconda parte dell'anno per ulteriori aggiornamenti. Prima di chiudere volevo ricordarti che se hai un progetto, un prodotto, un servizio da presentare relativo all'immobiliare ovviamente, vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi scrivere a losgabello@gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto!